Cucina di stagione per tutti. Con noi abbiamo la nostra Rossanina Del Santo, che è formatrice di alimentazione speciale per la Federazione Italiana Cuochi a livello nazionale. Questo è importante da dire, perché per tutti significa che quello che è gluten free va bene per tutti. Va bene per tutti. Ma ci sono nella nostra tradizione tantissimi alimenti che sono gluten free. Io penso all'infarinata, che è la polenta con dentro le verdure della ribollita, che è tradizionale anche del casentino. Ma con i fagioli? Sì, con i fagioli, il cavolo nero. In pratica le verdure della ribollita cotte dentro la polenta, che è una cosa buonissima. Ovviamente se la farina è certificata senza glutine, una farina da polenta con la scritta senza glutine in etichetta, va bene per tutti. E è una ricetta nostra tradizionale. Non a caso dice la polenta, perché non a caso, si cita la polenta, perché giustamente cosa hai fatto? Cosa ci farai vedere, insomma? Allora, io ho fatto una polenta, perché ora è il periodo di stagione in cui abbiamo gli avanzi delle farina, no? È il momento di adoprarla, perché tra poco arriva la farina nuova. Sì, ma questa anche in piena estate si può fare. Questa si può fare anche in piena estate. La tradizione italiana nel nord Italia fanno anche la polenta a Ferragosto. Ma la polenta fritta, poi gli avanzi, cioè, di polenta. Cioè nel Veneto, anche, veramente. Dico anche se uno non vuol fare proprio la polenta, quella con ragù, quella calda, ma si può mangiare fritta, ripassata in forno col formaggio, e ci sono mille modi. Oggi utilizziamo un modo. Quindi allora, tu hai fatto una, l'hai fatta fatto freddare? Una polenta, l'ho fatta freddare, questo qui lo metto subito via, voilà. E l'ho messa in una tegliettina in modo che mi prendesse la forma. A questo punto io la taglio a quadrotti, diciamo. Ovviamente non la faccio tutta, perché non ha senso in questo momento qua in televisione. La taglio a quadrotti in questo modo e la passerò in una padella leggermente calda. La accendo, abbasso un po', perché questa sennò mi va a 1000 gradi. Diventa una base in questo caso. E diventa una base. Io posso decidere se lasciare la base di questo spessore, che è circa un centimetro, che è uno spessore un po' importante. Se la lascio così, quando io faccio la polenta la vado a aromatizzare. Quindi nel momento in cui io metto la farina nell'acqua bollente, aggiungo anche un pochino di formaggio, oppure aggiungo un pochino di erbe, oppure aggiungo rosmarino, salvia, pomodoro secco, spezie, ci posso mettere del curry, ci posso mettere della paprika, in modo che poi quando la vado a fare qui alta in questo modo, comunque mi mantenga un aroma importante, non sia una base completamente neutra. Tu invece l'hai fatta neutra. Io invece l'ho fatta neutra, perché mi piaceva esaltare un po' la parte superiore. Quindi quello che con cui andremo poi a decorare, a fare esattamente il crostino, così. Allora, io come vedete ho messo un po' di olio, poco, e con la polenta vado un attimo a muoverlo in modo che mi si unga e mi si rosoli un pochino meglio, cioè prenda quel colore ambrato, quella crosticina croccantina, buonissima, la reazione di Maillard, esatto, le facciamo la fare posso quella fare in entrambi i posti, oppure la faccio solo da una parte. Allora, attenzione a muoverla, io l'ho mossa troppo presto, quando ancora la crosticina non si è formata bene, esatto, perché si stacca, invece di formarsi si stacca. Se la lasci nella padella, giusto? La lascio nella padella fino a quando sento che si stacca da sola. Questa è la cosa che si fa anche quando si fa il barbecue, quando si fa una carne o qualunque cosa nella gratella. Se si toglie troppo presto, rimane la panatura, rimane un pezzo di ciccia, la pelle della cosa, la pelle della verdura, la buccia. E invece bisogna stare attenti che questo non succeda. Allora, io controllo, ancora non si è colorata bene. Nel frattempo io mi sposto questa cosa qua, me la metto. Cioè, lei veramente è no meticolosa di più. Perché insomma, nel senso, quando uno deve stare attento alle contaminazioni. Certo. Cioè, avere la pulizia in cucina, mi viene da pensare. La pulizia è fondamentale. Nel momento in cui si lavora in un ambiente, passami il termine, contaminato, ovvero in un ambiente in cui si lavora, sia l'alimento puro, quello che possiamo mangiare, sia altri alimenti che contengono degli elementi che non fanno male pure a tutti, ma possono dar fastidio. Ad esempio, un'allergica all'uovo, se io metto una goccia di uovo faccio male, l'uovo non fa male agli altri, no, voglio dire, no? Per cui devo stare attenta assolutamente che gli utensili siano in quel momento solo dedicati, devono essere quindi puliti, eccoci qua, cominciamo a fare guardate la pasta, guardate la crosticina, zazzà, devono essere puliti, devono essere, ok, comincia a crosticare, devono essere puliti, devono essere dedicati. Ovviamente io ad esempio ho questa spatolina che è blu,
Sì. Se io dovessi fare una cosa per qualcun altro, lo farei con una spatolina rossa. Ecco, in modo perché da voglio non dire, confondermi. Non tutta la famiglia può avere problemi di celiachia, no? O di allergia all'uovo, certo. o altre situazioni, esatto. Insomma. E quindi anche diversificare gli utensili da cucina poi, è un segreto che è esatto. importante da utilizzare per non contaminare, poi, no? Non è detto che quell'utensile non possa essere utilizzato per gli altri. Questa spatolina qua può essere usata per chiunque, ma nel momento in cui io faccio una cucina per due eventi in contemporanea, io so che il blu è per il celiaco, so che il rosso è per l'allergico, so che allora in quel momento lì questa è pulita e lavata, quindi va bene sempre, anche se l'ho usata prima per un'altra persona. Ma se io la utilizzo in maniera, come dire, impropria, specifica, sì. Se la utilizzo in maniera specifica, so sì. che quella mi va bene per l'allergico. Ce la facciamo nei nostri tre minuti a rifarcirli ma tutte certo, e due? Ma certo, facciamo tutto. Va. Allora, guarda, io se volete ne fate ancora di più questa costricina. Io l'ho tostata da tutte e due le parti, la posso tostare da una parte sola. Allora. Scegliamo un po'. Allora, ve ne faccio vedere uno e uno, poi continuo dopo. Allora, su un crostino metto... Ovviamente sarebbe meglio farlo leggermente freddare, un pochino di stracchino. A questo punto lo potrei ripassare in forno in modo che lo stracchino si fonda. Questa è una scelta personale. Poi spostiamo questo qua, prendo sì. qualche nocciola, gli do una botta in modo che la rompo leggermente. Queste sono nocciole tostate, io l'ho assaggiate prima, sono salate. Tostate e salate, si sono tostate in forno con un buone, pochino di sale. Buone, sono molto buone. Allora, tostate in forno e salate. E salate. Prendo un fico, siamo in stagione. Cucina prendo, di stagione, per tutti. Fico e lo taglio a fettine. Questo è ma un guarda fico la verdino. Nostra regia come ti sta inquadrando le tue manine. Questo guarda. È un fico verdino, quindi è un fico che di quelli che fuori sono verdi. Allora, sono fichi lavati, però sì. comunque io lascio la buccia. Questa è una mia... Ma che buono! È una mia caratteristica. Lascialo che te lo inquadra, vai. Vai. Nell'altro invece metto... un po' di speck. Questo ma se non ci piace lo speck prosciutto, salame, mortadella. La mortadella con la polenta è un po' più particolare, però a quel punto perché sono tutte dolci. Ci metterei sotto qualcosa che dia un po' di picco. Farei una polenta aromatizzata, mm-hmm. una polenta aromatizzata con qualcosa di piccante, con le erbe. E sai sì. che cosa l'ho sperimentata con i capperi? Buonissimo. Cioè mettere in un panino la mortadella e i capperi, il cappero dà quell'acidità che ti giù. Esalta ancora di più la mortadella. Allora, sperimento. Allora, io intanto ne metto due qui e intanto vai. Continuo perché tanto vedo abbiamo ancora un minuto, per cui riesco a farlo. Questa è l'idea di Rossanina, però io penso che non ci sono limiti ci sono. Alla creatività. Questa è un'idea per utilizzare la polenta come base per il pane. Questa è l'idea. Al posto del pane. È poi l'idea. Dopo, potete mettere quello che volete sopra, tonno. Sì, potete mettere tutto. Una caponata, la caponata ci sta benissimo sopra. Perché una caprese, pomodoro fresco con la mozzarella. Buonissima, buonissima. Cioè, tutto quello che mettiamo anche in una fetta di pane. Bravissima, una normale, io che faccio tutto con le mani perché le mani sono le posate del re. Dio. Esatto, io sapevo di Dio, figurati, io vado addirittura oltre il re. Allora, guarda, vediamo. E via, e con questo qui vi faccio gli ultimi. Che se poi non vi piace il fico, cioè. Vabbè. Ah, anche con l'uva, siamo stagione. Lo stavo per dire. E le pere? E le pere? Le pere vogliamo dire. Ovviamente, se non volete mettere le nocciole, non vi obbliga nessuno, ci stanno benissimo anche volete metterci i pistacchi? Ma anche le possiamo mettere i pistacchi. Niente, ma anche dire, niente, voglio dire, non è indispensabile. Noi vi diamo dei suggerimenti, delle idee che poi ognuno ricrea. Allora, Rossanina, mentre vai. Tu stai finendo di preparare, io vi ripresento la nostra Rossanina del Santo, che è formatrice di alimentazione speciale per la Federazione Italiana Cuochi a livello nazionale, ma la sua cucina devo dire che è per tutti. E queste sono le idee che lei ha creato, come li vogliamo chiamare? Questo secondo me è uno stuzzichino. Uno stuzzichino. Ma anche per un aperitivo, anche no. Io mangerei a tutte le ore, brava, sarà che perfetto. A me sono ingredienti che mi fanno impazzire. Ingredienti di qualità, mi raccomando. Parola d'ordine, Rossanina del Santo e la sua cucina di stagione.